la catena è molto debole, in quanto il produttore sa tante volte come riuscire a fare un prodotto di eccellenza, però il problema è sempre lo stesso: poi a chi lo vendo, sempre meno persone riconoscono e capiscono quello che è il prodotto veramente di eccellenza. Una cosa che dà fastidio a tutti è l'amaro. Questo amaro è una cosa fastidiosa. Io francamente non riesco a capire il perché, però la vecchia diceria era questa, perché comunque l'olio non è mai stato amaro. Quello che andiamo ad acquistare nella grande distribuzione non è mai amaro. Eppure io poi vi prego di fare una cosa dopo, almeno prima di andare alla degustazione: prendete un'oliva, una sola a testa, se no poi Vincenzo ci potrebbe sgridare, perché ha detto sono come sue figlie, quindi chiaramente provate a assaggiare, prima schiacciatela con le mani, sentite l'odore. Quell'odore vi deve rimanere impresso, perché è di fondamentale importanza per quello che vi dovrò spiegare. Ma non solo l'odore, se provate ad assaggiare direttamente, a mettere sotto i denti, voi sentite che è amarissima e piccantissima. Quindi se l'olio viene estratto da questa oliva, deve avere queste caratteristiche. Chiaramente sì. Però una piccola parte di quello rispetto al sapore dell'amaro ce la deve avere assolutamente. Se no, non è un olio extravergine. Non è un olio che a noi ci serve per la degustazione, quindi per mangiare, ma ci servono alcune sostanze che sono presenti in esso, ma non sono dell'olio, perché l'olio che è contenuto in questa oliva, quello che è qua dentro, è in odore, in colore e in sapore. È solo un insieme di acidi grassi. Il più importante di questo, a 18 atomi di carbonio legati insieme, si chiama acido oleico. In questa varietà, in questo momento qua, siamo oltre il 70% dell'acido oleico. Solo questo ci dice la scienza, che fa bene alla nostra salute, perché ci pulisce le arterie da quelle che sono il grasso, i grassi, perché questo è un acido grasso monoinsaturo. Una diceria, sfatiamo qualcosa pure nella spiegazione, una diceria che si dice sempre in frantoio, Vincenzo ne è testimone, la gente assaggia, questo è acido. Una delle più grandi fesserie mai dette, perché noi non riusciamo a sentire quell'acidità, anche perché l'espressione di acidità significa percentuale di acido oleico, ricordatevi, è contenuto in questo oliva oltre il 70% di acido oleico che si libera per ogni 100 grammi di prodotto, e quella è la percentuale di acidità. Quindi non c'entra nulla con la parola acidità, percentuale di acido oleico che si libera per ogni 100 grammi di prodotto. Perché viene chiamata così? Perché in questi 18 atomi di carbonio c'è un gruppo H, quindi la chimica mi dice che quello si chiama acido grasso, però io non lo sento, non lo posso avvertire con la mia bocca. Sono delle cose che io non sento. Io posso sentire se questa oliva ha subito delle fermentazioni, ha subito delle alterazioni, ho combinato degli errori durante quello che è effettivamente quello che io sto facendo adesso. Cioè, stanno facendo la raccolta. Se io raccolgo questa pianta, questa oliva, e la lascio così fermo, o comunque mi arrivano a terra e rimangono a terra queste olive per tanto tempo, io le vado a raccogliere, cosa succede? Succede che hanno cominciato una loro fermentazione. Ma tutte le frutte è così, tutte le frutte subiscono delle fermentazioni. Una cosa, prendiamo una mela per esempio, noi la lasciamo su un tavolo, cosa succede? La prima cosa che vi viene in mente è che cosa fa questa mela? Si disidrata. Diciamo che per la mela all'inizio potrebbe essere anche una cosa positiva, perché si concentrano le sostanze zuccherine e quindi io la sento più dolce, ok? Per quella là va bene, ma per questa no, perché le fermentazioni che sono a carico della polpa, non dell'olio. Perché quell'olio, se quando la rompete, vedrete, io l'olio non lo vedo. E nemmeno se io lo sento, quella cosa untuosa nelle mani, non la sento assolutamente. Perché? Perché è contenuto in dei vacuoli, si chiamano vacuoli, circondato da una membrana, ed hanno una grandezza dai 30 agli 80 micron.
un micron è un millesimo di millimetro, quindi invisibile ad occhio umano. Se io le vado a sezionare e vedere con un microscopio elettronico, riesco a vedere questo. Cosa rompe questi vacuoli? Il frangitore? No. Nella gramola cosa succede? Poi andate a vedere quando salite sopra, c'è la pasta d'oliva che viene rimescolata. Chi non ha mai visto una gramola oggi la può vedere, ma può immaginare di vedere tipo una betoniera, un qualcosa che impasta, serve per impastare l'impastatrice a casa, funziona allo stesso modo, piano piano quella del pane, piano piano si impasta. Allora là cosa succede? Gli enzimi consumano quella membrana, fanno fuoriuscire quest'olio e man mano si arricchisce di quello che trova, che la polpa gli fornisce. Se quella polpa è fermentata, quindi quell'olivo è attaccata dalla mosca, ci sono questi vermetti che girano, vengono pure macinati, quell'olio cosa, che tipo di sapore avrà? Avrà sicuramente, acquisirà tutte quelle sostanze che sono contenute nella polpa. Se è pieno di vermi, io lo avvertirò all'assaggio che ci sono tipo queste sostanze. Diversamente, noi chiaro parliamo di un grasso, quindi per il 100% dovrebbe essere grasso. Non è così, perché c'è una percentuale che è molto variabile rispetto a quelle sostanze che noi dobbiamo trovare, ma dal 2, 3, 5, 6% si arriva quasi al 7% delle sostanze minori. Queste sostanze minori sono queste che noi dobbiamo trovare. Queste dobbiamo percepire. Perché se io vado ad acquistare un prodotto, ma poi avremo anche dell'olio da grande distribuzione, tanto pure per fare pubblicità lo possiamo fare, voi immaginate che io vi sto dicendo che l'importante che cos'è? Andare a acquistare un olio e che ci sia scritto extravergine. Non basta. Perché non solo deve essere extravergine, questo non è, non siamo noi che dobbiamo deputare se questo qua va bene, ma ci sono gli organi di competenza che vanno a vedere, l'Ispettorato Generale della Repressione Frodi o altre istituzioni devono vedere se questo ha quelle caratteristiche per quale è stato imbottigliato. Io cosa posso fare? Potrei vedere che da dov'è la provenienza, perché ci potrebbe essere una differenza, perché chiaramente noi abbiamo una grande presenza di germoplasma olivico. Ognuno di questi ha degli oli con delle sensazioni aromatiche diverse, dei profumi diversi, delle varie sensazioni. Ecco, già quello è una grande differenza. Tipo la Spagna, ci sono non più di una decina di varietà importanti, fondamentali. Poi ci sono altre minori, però è là che si ferma. In altri paesi emergenti, dove hanno impiantato dell'olivo, per la maggior parte sono poche le varietà, tranne in alcune zone sono state abbastanza svegli e si sono informate quelle che erano le migliori nostre varietà italiane e le sono andate ad impiantare. Un po' cambia la situazione, perché cambia. Perché tante volte se arriva il messaggio, io sto mangiando, arriva il messaggio, uno comincia ad incazzarsi, scusate ma non ci volevo, e quindi io sono distratto e mangio velocemente perché me ne devo andare. Tutto quello che noi mangiamo non è che viene eliminato, magari io mangio, elimino, a posto. No, le sostanze chimiche, per esempio, o alcune cose presenti negli oli di semi, che sono nell'estrazione, avviene proprio con prodotti che derivano dal petrolio, non malesano, etere di petrolio, quelle sostanze si accumulano nel nostro organismo. Il metodo di degustazione, tanto per farla breve, se no poi vi annoio, che mi dicono sempre di essere breve, ma io non lo so essere, è abbastanza semplice, non è filosofico. Poi vi ricordatevi che l'olio d'oliva è l'unico alimento che, per essere poi, per decretare qual è la sua categoria merceologica, deve essere degustato da un gruppo di assaggiatori. È l'unico alimento. Non ce ne sono altri. È normato, le norme parlano, sono ormai oltre 20 anni che è normato questo, ma non tutti purtroppo hanno questa denominazione, quindi viene fatto questo. Sicuramente quelle che, dove non può prescindere da questo, dall'assaggio organolettico, è gli oli a denominazione di origine, oppure l'IGP. Per esempio sull'IGP è importante pure quello, perché finalmente è stato fatto una cosa abbastanza semplice,
La prima cosa, sulla prima pagina del regolamento c'è scritto quando deve essere il fruttato, quando deve essere l'amaro e quando deve essere il piccante, perché tutto questo si traduce in presenza di sostanze fenoliche antiossidanti, deve essere superiore a 200 mg chilo. C'è un regolamento comunitario che ancora non è stato applicato da nessuno, vediamo di fare qualche analisi, vediamo vincendo se ce la facciamo. 432 del 2012 ci dice che l'EFSA, che è un organismo deputato a dire se una cosa fa bene o fa male, mi ha detto che per quanto riguarda l'olio, oltre a dire le proprietà benefiche dell'acido oleico di cui vi ho menzionato, ma mi dice che se in 20 grammi di olio, che sono l'olio consigliato da dietologi, dietisti e quant'altro, in 20 grammi di olio ci sono 5 mg di alcune sostanze che si chiamano tirosolo, idrossitirosolo, io potrei scrivere sull'etichetta della bottiglia che quest'olio fa bene alla mia salute. Abbiamo visto, serve, chiaro, dovrebbe servire, per esempio l'effetto che ha avuto sulle sigarette, fa male, fotografie e quant'altro, ci si sono inventati il copripacchetto per evitare di vederlo, quindi comunque ha toccato un po' la sensibilità, si fuma lo stesso, forse la percentuale si è abbassata, ma si fuma. Immaginate un po', se io su questa bottiglia, rispetto alle altre due della grande distribuzione, mi trovavo scritto che quest'olio fa bene alla mia salute, che cosa può significare direttamente per un'azienda o comunque per il consumatore che lo va ad acquistare? Vuol dire che quello è sicuramente certificato che in quell'olio ci sono quelle sostanze. Fino a qualche tempo fa ancora i medici, i pediatri consigliavano di andare a prendere l'olio Plasmon in farmacia perché era arricchito con vitamina E. Fino a 20 anni fa forse non si sapeva, ma adesso si sa che nell'olio c'è una grande quantità di vitamina E, è già presente. Ma è chiaro, perché non c'era prima? Perché nella tecnologia estrattiva non ci permetteva di lavorare olive come le stavo lavorando adesso, Vincenzo, cioè quando verdi, giallo-verde, con macchie di colore rosso, qualcuna che comincia ad invaiare, non era possibile, perché si formavano delle emulsioni. Il metodo di estrazione è sempre lo stesso, la diversità di densità, quindi fra acqua e olio, quindi io lo vado a separare. Però l'aspetto fondamentale è proprio questo. Ogni volta che cambia di colore, vedete proprio su questo ci sono le diverse, su questo proprio gruppo di olive ci sono tutte le maturazioni, verde, giallo-verde, con macchie di colore rosso, fino ad arrivare a un'invaiatura quasi completa. Noi dobbiamo capire che in questo momento ci dice due cose la pianta. Uno, che ogni volta che cambia di colore si formano dei profumi diversi, delle sensazioni aromatiche diverse, che poi possiamo ritrovare direttamente nell'olio. E due, che quando comincia la prima macchiolina rossa, la pianta mi dice: io in quella drupa, in quell'oliva, ho il massimo contenuto di inoliazione, di olio. Dopodiché io non ne produrrò più. La rese mi aumenterà perché con l'andare del tempo si disidrata, perde dell'acqua per effetto del freddo, se casomai dovessero abbassare la temperatura, ma con questi cambiamenti climatici in atto, queste variazioni così, insomma è già un po' più complicato. Però quella è solamente una resa direttamente che noi possiamo andare direttamente a controllare. Però la parte importante è proprio queste colorazioni, quindi quando è il momento giusto la raccolta, uno adesso, quando cominciano a variare di colore sulla pianta, ci sono olive verdi, giallo verde, il giallo, la parte gialla che quest'anno è proprio una maturazione perfetta, che di solito si passa dal verde al nero, perché quando ci sono quegli abbassamenti di temperatura, non sapremo il tempo come andrate qui al prossimo periodo, però c'è già una colorazione gialla che si vedono, quindi là si sviluppano i migliori profumi. Stiamo perdendo in questa fase di caldo un po' di fruttato, cioè la presenza del profumo, quell'odore intenso, appena lo schiacciate, dopo Vincenzo, la possono raccogliere un'oliva, la possono schiacciare, quelle che sono là in frantoio, una testa, in modo da sentire, schiacciate e sentite quel profumo, voi nell'olio dovreste ritrovare quello. Se non c'è quello vuol dire che è stato commesso un errore, quindi di fermentazione può anche
purtroppo tante volte di lavorazione, perché quello è un qualcosa di veramente terribile. Insomma, non c'è fruttato. Vi siete già risposti da voi? Vi siete risposti già? Questa è già una risposta. Vi siete fatti una domanda, è già una risposta. Che olio ci danno? Io voglio insinuare nelle persone il dubbio. No. Se quel tipo di prodotto là mi dà delle caratteristiche che io sono in dubbio se forse non è buono, ho vinto. Ma hanno vinto le aziende, non ho vinto io. Hanno vinto le aziende, perché vuol dire che la persona, lei, non andrà al supermercato a comprare l'olio, che purtroppo questo tipo di olio che vedrete sono i sapori, noi li troviamo solo esclusivamente nelle regioni più olivetate d'Italia. Non le troviamo dappertutto. In Spagna questo tipo di olio non c'è, non lo trovi da nessuna parte, tranne in qualche locale commerciale, ma molto commerciale, turistico. Se no non si trova, perché loro non lo vogliono. Il mercato studia il nostro comportamento. Sapete cosa vogliono il mercato? Quello che noi facciamo. Se noi compriamo questo tipo di olio, loro ce lo ripropongono. Se noi ci sarà una flessione rispetto a questo, chiaramente non lo prenderanno più, andranno a ricercare oli diversi, andranno dall'azienda Spino, andranno da altre aziende a ricercare direttamente un prodotto che sia completamente diverso da quello, perché le persone non lo vogliono più. Al momento, ad oggi, per andare ad acquistare, una persona ci mette non più di 3 secondi, ha già le dei bicchiere ufficiale di assaggio. È fatto un po' più largo sotto perché deve avere una massima superficie da cui si devono sprigionare queste sensazioni aromatiche, che possono essere sia positive che negative. È un po' più distretto perché le concentra, è coperto da questo vetrino d'orologio, perché quando io lo apro vado a sentire queste sensazioni. La temperatura ottimale d'assaggio è dai 28-30 gradi. Quello è il top in cui si è visto che escono questi profumi. Lo possiamo fare direttamente, come vedete, di colore scuro, perché il colore non ci deve influenzare. L'ultima frode di quest'estate, oli di semi arricchiti con clorofilla e quant'altro, quindi non ci deve influenzare, non dobbiamo vedere il colore dell'olio, ma dobbiamo concentrarci solo sulle sensazioni aromatiche e poi gustative. Lo faremo in un bicchierino del genere, giusto perché fra poco, questi sono di plastica, fra poco non ci dovrebbero essere più, quindi, ma ci sono quelli che sono abbastanza simili, che poi si degradano, hanno solo una consistenza più leggera e poi si degradano. Lo possiamo fare direttamente noi, quindi nelle borse delle donne, almeno tanti uomini ormai hanno borselle e quant'altro, io no, perché odio tutto, ma mettete un bicchierino quando andate in giro, fate un giro direttamente da dove ci sono i frantoi, prendete un bicchierino, scusi, me lo fa assaggiare, il metodo è semplice, lo tengo nella mano, con l'altra mano faccio da tappo, lo faccio questa roteazione direttamente nel palmo della mano in modo da riscaldarlo. Quando non sento differenza di temperatura fra il palmo della mia mano e il contenuto del bicchiere, vuol dire che sono arrivato a quella temperatura ottimale per poterlo degustare. L'altra parte, appena lo stappo, io devo andare a sentire l'odore, il fruttato, l'odore del frutto sano e fresco, la dicitura che dice il regolamento comunitario, odore del frutto sano e fresco, non può essere diversamente se non c'è fruttato. Poi sulla lingua noi abbiamo dei recettori gustativi che ci permettono di sentire amaro, dolce, salato e acido, fondamentalmente sono questi. La combinazione di questi gusti base ci dà le infinite sfaccettature gustative. Ma il sentore del pomodoro io non ce l'ho sulla lingua. Noi non ce l'abbiamo. Noi come non abbiamo tantissime cose. Ma noi, per poter degustare e quindi poter sentire le varie profumazioni, siamo dotati di una memoria olfattiva. Le piante aromatiche perché le riconosciamo? Le riconosciamo perché le abbiamo sentite decine, centinaia di volte, ormai le abbiamo memorizzate. Fra mille riconosciamo la menta, l'alloro, abbiamo visto, c'è una bella pianta d'alloro, basilico, prezzemolo, sedano,
queste le riconosciamo perché siamo dotati di una memoria olfattiva, noi quella dobbiamo sfruttare e farci anche, che un assaggiatore deve farsi anche una memoria gustativa, perché è importante associare le varie sapori e andarla a riconoscere, capire quali sono e andarla a riconoscere, capire anche qual è l'intensità. Quindi è una cosa che è abbastanza semplice, è più difficile la spiegazione, ma è più semplice farla. Quindi come si fa? Dato che abbiamo questi recettori gustativi, ci permette di sentire questo, dopo che l'abbiamo sentito l'odore, lo dobbiamo far sostare sulla lingua qualche secondo. Questi recettori recepiscono queste sostanze, dopo un po', tranne se non è molto amaro, dopo un po' arriva questa mano, e poi lo dobbiamo nebulizzare, mandarlo in tutte le parti della bocca, all'inizio del palato, quella che a parte che si infiamma quando uno è mal di gola, quelli sono i tessuti molli, quelli si arriva subito il piccante, io lo avverto. Come si fa? Si chiude la bocca, si stringono i denti e si tira dell'aria. Più riusciamo a nebulizzarlo, perché quest'olio è una materia grassa, tiene all'interno di sé queste varie sostanze, le tiene incapsulate, le dobbiamo liberare. Questa liberazione è data proprio da questa capacità che abbiamo noi, tirando aria così attraverso i denti, di nebulizzarlo. Poi dobbiamo fare una cosa semplice, tipo quello che facciamo quando si beve il caffè. Uno che fa quando beve il caffè? Cosa vi piace? La caffeina? La caffeina non credo poco, che io la utilizzo per fare i test sulla sensibilità sull'amaro. È una sostanza amaro, aspro, astringente, allappante. Chi prende il caffè amaro non fa altro che assuefatto da questo amaro, lo mette da parte per poter sentire tutto il resto. Ma poi andando ad assaggiare ha delle difficoltà, quindi perché quella sostanza è molto amara e quindi l'ha messa da parte. Cosa facciamo noi? Quindi lo beviamo, ci concentriamo un attimo e sentiamo gli aromi che si sono sprigionati dalla tostatura del caffè. La degustazione è la stessa cosa. È così che dovrebbe essere fatto su tutti gli alimenti. Una volta che questa sostanza è in bocca, noi l'abbiamo nebulizzata, chiudiamo la bocca e ci concentriamo un attimo, facciamo uscire un po' di aria attraverso il naso e ci concentriamo un attimo su questi sapori, su queste sensazioni che noi abbiamo assolutamente avvertito. Bene, meglio rivolgersi a prodotti che provengono dall'agricoltura biologica in ogni caso. Ma non è detto, per esempio, quelli che vengono paesi da oltre l'Unione Europea. Cosa significa? Nonostante ormai c'è questa moda a dire usciamo dall'Europa, tutte queste grandi fesserie che sono sembrate di lì. Perché? Noi tutti i prodotti che fanno della comunità europea sono normati da leggi specifiche. Il problema è tanto quando arrivano da noi, che dovrebbero uniformarsi. Cattivanti o meno, sono odori che purtroppo si trovano diffusissimi dappertutto. Io lo dico sempre, nelle mense pubbliche troviamo questo tipo di olio. Sono andato a trovare un'amica che è partorita, gli avevano portato l'olio in delle bustine in ospedale, e questo ci danno, questo alla mensa pubblica dell'Università della Calabria. Io lo dico fin quando qualcuno non si arrabbi con me, io ci metto la faccia su queste cose. C'è questo olio, questo tipo di olio c'è. Eppure in tutte le facoltà si fanno progetti, si parla di questo e non si riesce ad andare ad attuare. La cucina dove facevo questa degustazione, chiedo scusa, ho detto, possiamo vedere che tipo di olio utilizzate? L'olio era questo. E ho detto, scusate, ma perché? Una signora che ha detto che si occupava degli acquisti sulla pubblica amministrazione diceva, io purtroppo non trovo aziende calabrese, mi rivolgo a voi amici del Coldiretti per esempio, di far incentivare l'iscrizione delle aziende calabresi sul mercato elettronico, perché ci sono solamente due tipi di olio, olio ligure e olio toscano. Non è che ci dobbiamo sempre lamentare noi, dobbiamo anche fare qualcosa per cambiare questo modo di essere. Si sentono queste cose che riguardano qualcosa sull'oliva? Se pensate che siano anche perché questo, se leggiamo, hanno poco d'acqua raggia, a me pare 25 marzo 2020, se la vista non mi inganna, la scadenza di questo. 18 mesi indietro, vediamo quanti sono, è stato imbottigliato l'altro ieri, ma quale anno è stato raccolto?
caro amico Pietro, quale anno è stato raccolto? È già ossidato, irrangidito. Il numero dei perossidi, tutte quelle tipo di analisi sono controllate, perché le controllano, però fenoli qua non ce ne sono, vitamina non ce n'è sicuro. Noi a quello dobbiamo andare alla ricerca, trovare questi antiossidanti naturali che ci fanno bene direttamente alla nostra salute. Allora, il primo olio che vi abbiamo dato ha un odore agre, quindi si avverte questo odore agre, quindi non fruttato, perché non si avverte proprio il fruttato, già si avverte un'ossidazione, un odore forte, pungente, che mi arriva direttamente, sentendo l'odore mi arriva in gola. La diversità comunque per capire se non è piccante. Quando un olio è come questo, cioè difettato, comunque fermentato, ossidato, io lo sento untuoso quando lo assaggio, mi si impasta in bocca e sento questi brutti sapori. Al contrario, l'altro tipo di olio, che vi faccio vedere come si fa l'assaggio, no, quello no, quello lascio, io sento direttamente, oltre ad avere il fruttato, c'è l'amaro. Qual è questo? Il secondo olio, non il primo. Secondo olio. L'amaro, se voi aspettate, aumenta sempre di più. Non è, mi arriva subito, lo sento, però nonostante sto parlando c'è un'esplosione in bocca. E se la stessa cosa il piccante, pure sulla lingua lo sento, all'inizio del palato c'è questo crescendo, questa sensazione di amara e di piccante. Quindi è ricchissimo, vuol dire che è ricchissimo di queste sostanze. Questo amaro ci ricorda un po' la indivia, tipo la scarola, quella cosa selvatica, il piccante, un po' la rucola selvatica, pure per certi versi il carciofo, tutte queste erbe, queste verdure che ricordano un po' nel sapore, ci rimane abbastanza persistente. Anzi, la cicoria selvatica è proprio il gusto che ci ricorda proprio la cicoria, quel gusto forte, intenso e persistente. Quindi immaginate come questo vuol dire. La ricordate? Quale anno di produzione? È stato prodotto da pochissimo. Sentite che non è untuoso, l'untuosità io non l'avverto. La bocca rimane pulita e ricca di tutti questi sapori. L'untuosità è frutto di oli che sono fermentati o ossidati, assolutamente. Se invece sentite la pulizia, la freschezza, questi bei sapori che ci ricordano qualche verdura, qua proprio abbiamo individuato proprio la cicoria selvatica, proprio quello è il sapore caratteristico, un po' di rucolo si avverte pure dal piccante. Al primo sente, sì, era il rangido, l'irrangidimento della cosa. E quindi capite qual è la differenza, vedete come assaggio, come modalità d'assaggio è abbastanza semplice. È semplicissimo poterlo fare ed è molto efficace perché ci dà tutto questo. Poi questo metodo di assaggio cercate di diffonderlo a vostri parenti, amici, conoscenti, perché solo così riusciamo a tutelarci e solo così le nostre aziende avranno beneficio da questo, che riusciranno a vendere il prodotto invece di mandarlo nel nord Europa o in altre zone, lo potremmo consumare noi direttamente, che già non ci basterebbe, perché per quando ne produciamo il nostro consumo pro capite è più alto, però cerchiamo di evitare di farlo disperdere, andare fuori, pagarlo al giusto prezzo. Massimo, grazie, sono a disposizione per domani.